Bonjour, bonjour dalle Maldive, ragazzi, ci siamo svegliati in questo momento. aspetta, come si apre qua? Questo, ragazzi, è il paradiso, non ho mai visto un posto così bello. Noi abbiamo la Water Villa, quindi siamo sul mare. È meraviglioso, guardate, cioè, guardate che acqua cristallina, stupendo. Ah, Tomas, appena svegliato ti lanci, bravissimo. Vai, pupetto, adesso arrivo anch'io, mi metto il costume e arrivo. Comunque, in realtà sono tipo le, no, le, che ore sono? 4:30. Ma se il cellulare fa le 3:30 sono le 4:30, perché ci hanno detto che qua hanno messo un'ora avanti. Quindi sono le 4:30, ma in realtà per noi che siamo 5 ore indietro sarebbero le 11, 11:30. 11:30, quindi perché ieri abbiamo saltato ieri non abbiamo dormito, quindi oggi abbiamo dormito un po' di più, ma dobbiamo metterci, come si dice, dobbiamo aggiustarci a seconda del fuso orario. Io mi sono letteralmente svegliata 2 minuti fa, non riesco nemmeno ad aprire gli occhi, rendiamoci conto. Comunque, adesso metto il costume e mi lancio in acqua anch'io. Ieri ho visto un pesce, come si chiamava? Un pesce leone, ed era fichissimo. Un pesce leone, lionfish. Sì, un pesce leone. Com'è l'acqua? Calda? Sì, solito, non è che è caldo, però è un Wow. Ok, prendiamo il costume e lanciamoci. Tommaso si è già lanciato in acqua. Che matto. Io voglio prima assolutamente mettermi la crema perché, cioè, se no mi ustiono al 100 per 1000 proprio. Ho preso questa di Diego Della Palma. In realtà ne ho prese tantissime di creme. Notare, ho tipo, però siamo qua 15 giorni, quindi ho fatto scorta. Ok, quindi cellulare, acqua, crema 50, rigorosamente. Ah, e il posto dove siamo si chiama Cocoon Maldives, che è un resort nuovo, l'hanno aperto un anno fa praticamente. E per adesso ci troviamo non bene, benissimo, perché sono tutti con il sorriso. Quando siamo arrivati ci hanno accolti veramente con un drink, un welcome drink. Sono tutti simpaticissimi. Tra l'altro il proprietario è un italiano, quindi vabbè, adesso con la mia pettinatura oscena e la mia faccia di chi si è appena svegliato, mi lavo i denti, metto la crema e mi lancio in acqua anch'io. In Italia cosa sono? Se qua sono le 18:30, in Italia sarebbero le 5 ore indietro, quindi l'una e 30. L'una e 30, noi invece andiamo a cena, visto che oggi abbiamo saltato colazione e pranzo, almeno la cena la facciamo. Non mi farò i capelli perché sinceramente non ne ho voglia. E questo è il tramonto. Ta-da, ta-da. Stupendo. In realtà dura pochissimo il tramonto, quindi vogliamo uscire proprio adesso per poter catturare magari qualche foto. È bellissimo. Prima c'era un uccellino stranissimo che è passato qua, ma poi appena ci vede scappa. Però è bellissimissimissimo. Un'altra cosa che amo di questo resort è che ci sono anche le prese europee, quindi non sto avendo problemi per caricare niente, perché c'è la presa inglese qua sotto e poi c'è la nostra presa sopra, ed è adattabile sia a queste, quelle classiche, e poi a queste qua, che è quello che io ho sul coso del computer, perché è una presa olandese, anzi in realtà è europea, ed è fantastico. Mi sono portata tipo un sacco di adattatori, mi sono portata adattatori di tutti i tipi, quello universale, e non mi serve a niente, quindi fantastico. Ti ricevate secondo me meglio. Tomas vuole stare scalzo per tutta la vacanza. Io ci ho provato ieri, ma al ristorante dove tutti camminavano con le scarpe non mi piaceva. Quindi oggi mi sono messa gli infradito semplici, che sono gli unici che ho, tra l'altro. Vai scalzo? Bravo! Sei il mio mito, pupetto, ben fatta. Ah, e notare la ghirlanda, che ieri al bar Tomas voleva troppo la ghirlanda, quindi gli hanno dato una ghirlanda. Mitico. Capelli assurdi del mare, ma chi se ne frega, al vento, senza trucco. Però ho messo gli orecchini e la mia fede e l'anello di fidanzamento. E la borsa è quella Saint Laurent. Let's go.
Questa è la nostra stanza, questa è l'entrata, siamo nella stanza 308 e si chiama, come si chiama? Water Villa. Water Villa, mentre le Beach Villa sono quelle sulla, le casette sulla spiaggia. Questo è quanto, a me non sembra vero di essere qua, è tipo wow, guarda il tramonto, mio Dio che bello. Un sogno, non possiamo vivere qua? Sarebbe bello. È sempre scalzo, tutta la vita scalzo? Eh? Eh sì, quello assolutamente sì. Mamma mia, è bellissimo. Oh, guarda, è arrivato un altro aereo. Vedi, lì siamo atterrati anche noi ieri. Mio Dio, è meraviglioso. Questo è il piccolo aereo che va dall'aeroporto di Malé alla nostra isola, che ha un nome impronunciabile e io non ci provo neanche. L'abbiamo preso ieri per venire qua. All'inizio avevo super paura, ma dopo con il panorama che c'è attorno ti passa. Dai, andiamo a cena, pupetto, io ho fame. C'è una signora che continua a gridare coccodè, coccodè ai pesci. Questo è un ristorante, no? Sì, questo è il ristorante dove ci hanno invitato a cena. Perché siamo in luna di miele. Figo, sì, secondo me è il più figo perché sei proprio sul mare e ti fanno cenare proprio lì, vedi? Oh, sì. Andiamo domani. Al tramonto. Proprio a quest'ora qua dobbiamo andare. Guarda che colori meravigliosi. Cioè, guarda che posto meraviglioso. Ma tu ti rendi conto? Guarda che sabbia bianca. Ma io scusami, ma io voglio vivere qua. Cioè, guarda che sabbia bianca. È tipo il paradiso in terra. Stupendo, dove ti giri è bellissimo. Guarda l'airone, quelli che io detestavo ad Amsterdam mi seguono pure qua. Sono brutti. Voglio bene a tutti gli animali, però loro sono brutti, meglio se stanno distanti da me. Ah, ma lui sta qua perché pesca. Non so, sì, lui pesca e mangia. Buon appetito, signor airone. Sai come lo chiamerei io? Gustavo. Gustavo? Io chiamerei Iron Man. Iron Man. Secondo me è il signor Gustavo. Dai. È ora di cena. Non disturbarmi tu. Stupidi umani. Arrivederci, signor Gustavo. E laggiù c'è il nostro ristorante. Siamo andati anche ieri a cena lì, appena arrivati. È bella però qua la spiaggia, potremmo venire anche noi in spiaggia, anche se... Anche lei è molto bella. Sì? Sì, andiamo dopo. Sì. Andiamo adesso. Dopo, io ho fame. Okay. Tu non hai mai fame, ma noi non mangiamo da ieri a cena. Da ieri a quest'ora praticamente. Non so perché non ho fame. No, però dopo mangi 7 piatti di pasta, 5 di patatine e 2 dolci. E notare la spiaggia bianca. Bianca, bianca. Tomas scalzo rigorosamente. Eccoci, questo è il ristorante. Ah, si chiama, no, si chiama Octopus questo ristorante? Forse si chiama Octopus. Poi c'è il Loabi, Loabi Bar. Sono le macchinine con cui loro girano. E mi piace che abbiano addobbato, visto che sono appena passate le feste natalizie. Loro hanno addobbato questo posto tropicale bellissimo con tutte le robe natalizie, mi fa troppo ridere. Sì, è quello che continua comunque adesso è natalizio. Sì, sì, ah, qui c'è la musica dal vivo. Vedete, lì c'è una specie di alberello e qui ci sono le renne. Le renne, 40 gradi all'ombra. Oh, ma è chiuso, ma aspetta, ma siamo arrivati troppo presto? Mi sa che dovevamo venire alle 7:30, non alle 6:30. Vabbè, andiamo a farci un giro in spiaggia. Andiamo a fare una specie di aperitivo, dai, prima. Vediamo la spiaggia. Tomas voleva entrare comunque, perché quando c'è scritto no, chiuso, Tomas va comunque. Ma dai, dai. Oh, guarda la piscina. Oh. Sono, non lo so, forse ha salutato nella loro lingua, ma credo che sia, cioè è arabo, però non ha detto salam aleikum. Guarda che meraviglia, la tua ghirlanda, bellissima. Sei l'unico con la ghirlanda, eh? Oggi sì. Sei top.
Sì, noi siamo atterrati là, mi ricordo, abbiamo fatto questa strada ieri. E volevo andare fino a lì. Dove? C'è la punta della spiaggia. Guarda. Aspetta. Adesso vedrai. Ho trovato una conchiglia. Guardate che bella. Peccato non si possono portare a casa. Forse è meglio per l'ambiente di qua, ma ho letto che non si possono portare a casa, quindi la lasceremo qua. Molto bella però questa. Chissà se questo è corallo. Può essere che sia corallo. Sì, c'è un'altra isola là. Guarda quante conchiglie, guarda qua ce n'è un'altra. Guarda, vedo le più piccole queste. Ce ne sono tante. Bella, vero? Sì. Tommaso ha trovato un pezzo di corallo. Crediamo sia corallo, ma penso di sì. È anche parecchio grande. Ce ne sono parecchi. Sì, è pieno. Guarda questo. Dici che è corallo davvero? Sì. Hai ragione. Guarda, la di questo. Non mi fa niente. Che bello, ma io pensavo fosse rosso. Probabilmente se lo lavi, probabilmente un po' più tipo rosa ti viene fuori. Dici? Che belli. Lasciamoli nel loro habitat. Siamo al ristorante. Che splendido! Finalmente hanno aperto. Con tutte le lucine, bellissimo. E io ho preso allora un'insalata ai frutti di mare. Sono fatti nel wok, non mi ricordo come si pronuncia. E comunque ci sono gamberi, calamari, un po' di carote. Poi ho preso riso al vapore e poi un po' di patate purè. Tomas è andato adesso a prendere anche per sé, perché qui è un enorme buffet, quindi ci si può prendere quello che insomma si sceglie direttamente dal buffet. Credo che sia lì che prende il risotto con i gamberi. Io mi sono pentita, non avevo visto che c'era, quindi ho preso quello bianco. Vai Puppetto, raccontaci cosa hai preso. Ho preso frutti di mare tutti ai ferri. Sì? Sì. Wow! E poi ho preso i patatine fritte con tanto ketchup. Che buone! Tu hai preso tutta roba buonissima! Io non ho visto quei frutti di mare là. Non sono uguali ai miei. I miei hanno tipo un sugo strano. Ma sei sicuro che quello là non è pollo ma no, è pesce? È giusto. Sì? Il pesce, sì. Che buono! Buon appetito, Puppetto. Perché Puppetto si è messo in testa che tutte le vacanze mangerà solo pesce. Vero o no? O solo oggi? Facciamo subito. Solo oggi o sempre? Assaggio io? Sì, assaggio tu. Pollo. Come pollo? È pollo. È sicuramente 100% pollo. Quindi non è vero che Tomas mangia solo pesce, in questo momento ci siamo resi conto. A me sembrava pollo, per questo non l'ho preso, volevo prendere pesce. Ah, mangi un po' tutto, un mix? Sì. Ok. Da domani però solo pesce. Ah sì, davvero? Ti rubo due patatine perché sono super 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 buone. Cos'ha? Queste patatine erano nell'angolo dei bambini. Ah sì? Io ieri ho preso la pizza nell'angolo dei bambini. Non so, però la roba più buona nell'angolo dei bambini. Pizza e patatine. Ah, c'era la pizza, non l'ho vista. Ma perché tu hai visto tutta roba buonissima e io niente? Quante volte gli hai detto more? Due volte. Lui ha fatto due cucchiai. Io gli ho detto sì. Fai more. More. Vuol dire che ho messo in tutto. Quindi ti ha aggiunto e tu fai more ancora? Sì. Oh, sembra buono questo risotto. Cos'è con i gamberi? Frutti mare? Sì, con i gamberi. Sì. Buono. Niam. E abbiamo preso altre patatine, così un paio ne mangio anch'io. Buono? Abbiamo compagnia, non so se si vede, ma c'è un geco piccolino là. Magari zoom ve lo faccio vedere. Eccolo, guardalo, che carini che sono, sono bellissimi. Ma secondo te possiamo dargli da mangiare? No, cosa mangiano? Insetti. Che bello. Torniamo verso la nostra capanna sul mare. E Tomas vuole fare il bagno di notte. Anch'io oggi, faccio sì. Il bagno di non notte. Non solo oggi, da oggi ogni giorno. Da oggi ogni giorno? Sì, sì. No, guarda gli orsi polari.
natalizi. Hanno anche i campanelli. No, mitici. Li hanno messi per i momenti quando sono 2 gradi di meno. Quando ci sono 2 gradi di meno. Che bello vedere la sabbia. Ah, è stupendo. È bellissimo. Lì ci sono di nuovo le nostre renne. Sì, io dovrei mettere giù le ciabatte, ma... Potrei, sì, effettivamente. È che ci sono un sacco di sicurezza perché la gente... Dai, dai, dai. Togliamo le ciabatte? Sì. Tada! 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 Che bello. Ecco fatto. Se riesco a farvi vedere, voilà! Voilà! Che belle le palme, guarda le stelle! Questo è il pontile e qui siamo dove eravamo prima che abbiamo scattato le foto. Qua c'era l'airone Ruggero. L'ho chiamato Ruggero, non mi ricordo. Mi sa che era Ruggero. Voi sapete come potrei dire io di questo pontile? This is the Pontius. This is the Pontius? Aha! E come si dice torniamo a casa? No, torniamo nella nostra capanna. Concentrati però, concentrati perché queste sono cose serie. We are turning? Ah, ok. To our Capons. Capons? Capons. Io penso che questo sia l'idea di... Noi invece facciamo il bagno sempre giù dal nostro casetta. Sì, dal nostro molo. From our moles. Che mollix. Mollix? È irregolare questo. Yeah. Mollix. Ragazzi, c'è uno spettacolo. Le stelle sono bellissime. Non si riesce a vedere niente in videocamera. Stiamo camminando. Ah, eccola qua, la 308. La nostra casetta sul mare. Sì. Adesso Tomas ci fa vedere, come tradizione maldiviana, Tomas ci fa vedere come ci puliamo le scarpe prima di entrare. Hai fatto? Noi siamo arrivati. Adesso faccio a te. Oddio. Ok, vai. Oh, è freddo. Grazie. Adesso l'altro. Grazie pupetto. Questa è la chiave. LV 308. Cosa vuol dire LV? Lagoon Villa. Forse sì. Lagoon Villa. Sì. 308. E questo è il simbolo del resort Cocoon. Sì. E dovrebbero aver pulito la stanza, anche se non siamo usciti. Come? Ma che strano! Sì, è tipo il campanello. Pow! Infatti prima c'era un campanello. Non sapevo che era questa. Oh no? Pensavo avrei sentito. Sì, hanno rifatto il letto. Aspetta. Wow. Oh là là. Hanno anche chiuso le tende. Ci hanno preparato tipo la stanza per la notte, credo. Ma noi usciamo e andiamo nel mare. Ci tuffiamo. Ok. We are toofing ourselves. We are toofing ourselves. We are toofing? Yeah. Nice. Nice. Are you toofing first or am I toofing first? No. What? Toofing first. Are you toofing first? No, I was toofing before and yesterday, but today I'm toofing first during the night. Yes, of course, during the night. E questa volevo farvi vedere, è la foto che ci hanno scattato in aereo con Emirates. C'è scritto anche il numero del volo, 7th of January 2018. E questi siamo io e Pupetto. Io ero morta, stanchissima, invece Tomas è venuto molto bene. Make moments to remember. La mettiamo qua, abbiamo la nostra foto. E io adesso aprirei subito queste tende. Apriamo le tende, voglio vedere il mare. Sì.
così si apre, tirando verso l'alto. Ah, fantastico. Fantastico, oddio, è bellissimo. Sono troppo felice di stare qua, ragazzi. Sono troppo felice. In realtà Tomas si tuffa, io invece vado a montare il video sui regali di Natale, perché in Italia sono le 5 adesso, quindi vorrei caricare un video prima della sera. Ci mette circa un paio d'ore, un'ora e tre quarti, due ore a caricarsi un video da qua, ho visto ieri, quindi sarà comunque online oggi, anche se in Italia sarà più tardi, perché solitamente mi piace caricare alle 17:30, oggi sarà online più tardi, però abbiate pazienza fino a quando sono in viaggio di nozze, dopodiché cercherò di essere sempre più puntuale alle 17:30, ma comunque ogni giorno un video. Tomas ha mantenuto la promessa e si è tuffato, bravo! Dai, fai un tuffo, facci vedere come nuoti un tuffetto. Cosa devo fare? Niente, due nuotate. Io sono al montaggio del video sui regali di Natale. Vai pupetto! Bravo! Mitico! Com'è l'acqua? È fredda? No! No, si sta bene? Mitico, fanno impressione le alghe di sera, eh? E lì è proprio buio pesto. Ho finito il montaggio del video e mancano 36 minuti perché sia pronto, poi non mi resterà che caricarlo su YouTube. Qui questo orologio mostra 00:11, questa però è l'ora di Malé. Noi invece su quest'isola siamo un'ora avanti, quindi adesso è 1:10, ma in Italia 5 ore indietro sono le 8:11, quindi il video non so quando sarà online, ma spero entro la serata. Poi nel frattempo stavamo guardando che cosa fare domani e qui abbiamo una invitation honeymoon dinner, quindi ci invitano ad una cenetta romantica in un altro ristorante, non quello a buffet dove andiamo di solito, ma in un altro, quello che abbiamo visto oggi sulla spiaggia, credo. E però abbiamo pensato di andare, o Tomas ha pensato di andare alla fine, tipo l'ultimo giorno, non so, vuoi andare l'ultimo giorno, pupetto? Sì, allora andiamo l'ultimo giorno. Come vuoi, dai. No, secondo me è carina come idea, non è male. Possiamo andare l'ultimo giorno, pupetto è già a letto, che gioca solitario, ormai è diventato tipo una specie di campione. E sto perdendo. Ai, patatone. E poi abbiamo un complimentary spa voucher, che è praticamente un buono per la spa, e non so esattamente che cosa si tratta, ma c'è scritto complimentary 30 minutes anti-stress therapy for two guests, quindi una specie di terapia antistress. Andremo a vedere domani di che cosa si tratta, perché dall'8 gennaio abbiamo solo due giorni per utilizzarla, quindi domani è il 10 dell'ultimo giorno. Molto interessante, però dobbiamo ricordarci di prenotare, dalle 10 alle 13. E quindi questa, ho già chiuso le tende, anche se è sempre un dispiacere chiudere le tende ed entrare, perché è così bello il mare, le onde, stupendo. Comunque questo lo mettiamo qua, così domani ci ricordiamo. Questi invece sono tutti gli orari del pranzo, della colazione, pranzo e della cena. Credo che salteremo la colazione anche domani, perché ci sveglieremo tardi, ma andremo direttamente a pranzo alle 12:30. Questo è quanto, adesso non mi resta che aspettare che il video sia pronto. Nel frattempo mi sono messa anche lo smalto, non so se riuscite a vederlo bene, forse sotto questa luce, sì. Vi faccio anche vedere di quale smalto si tratta, perché me lo sono ovviamente portato dietro. Ho ritoccato lo smalto che avevo ed è questo. Questo è il rumore della ventola, ed è questo di Givenchy e si chiama Carmine Escarpin. Non riuscite a vederlo, ma ok, adesso sì, Carmine
Escarpin, questa è la mia pronuncia francese migliore, ed è il numero 06 ed è un rosso aranciato, sembra forse un rosso più freddo su di me, ma è un rosso aranciato ed è stupendo e tra l'altro dura un sacco, non so come sia possibile, ma dopo 4 giorni che l'avevo messo ho dovuto ritoccare soltanto la punta, che era leggermente, si vedeva insomma leggermente rovinato, però è fantastico. Invece come top coat ho utilizzato questo di Dior, anche questo è fantastico, infatti non me ne rimane ancora tantissimo purtroppo. Poi ho portato anche l'antizanzare, come ben potete vedere, però io non ne ho viste di zanzare, ho letto online di portare l'antizanzare ma non ne ho viste. Altre cosine che ho portato, questa sono io, ho fatto una specie di pettinatura al volo per andare a nanna. Un'altra cosa che ho portato che voglio usare adesso sono questi patch per il contorno occhi, visto che ho saltato una notte di sonno praticamente in viaggio, vorrei appunto, anche se non ho particolari occhiaie in questo momento, però secondo me sono sempre utili. E questo è quanto, queste sono le cosine che mi sono portata. Dietro l'acqua micellare mini size, praticamente tutto mini size, anche il mio mini profumino Chanel, che carino, e questo è quanto, mini crema Chanel, questo in realtà era un campioncino, ma è fantastico, un fantastico mini size della crema viso L'Occitane, e basta, questo sostanzialmente è quanto. Adesso non mi resta che aspettare che il video sia pronto, nel frattempo tagliamo un po' di frutta perché Tomas voleva un po' di frutta, che qui ci hanno dato un cesto di frutta, un po' già l'abbiamo mangiata però non sappiamo di che cosa si tratti. Allora, non sappiamo che cosa sia questo, che sembra una piccola pera, o sembra un fico, però non è un fico, non sappiamo che cosa sia. Questo dovrebbe essere il lici, se non sbaglio, e non so che cosa sia questo, o forse una pera, però è stranissima, e non so che cosa sia questo, aiutatemi voi, sicuramente lo sapete, scrivetemelo nei commenti, e non so che cosa sia, ah no, questo nemmeno so che cosa sia, non ho la più pallida idea, vabbè, la mela, l'arancia le conosciamo, e poi c'è questo, altra cosa che io non ho idea di che cosa sia, credo che questo sia il frutto della passione, quello bianco con puntini neri, vi giuro che però non sono sicura, scrivetemi, io adesso comunque mi accingo a tagliare questa frutta, vediamo che cosa ne viene fuori. Mi sono documentata ed è venuto fuori che questo è un dragon fruit, questa, aspettate che mi sono già dimenticata il nome, questa invece è una carambola. Ok, e io ho tagliato questa frutta esattamente come c'era scritto su internet, quindi, e poi la assaggeremo insieme. Ok, bubetto? Ok. Quindi questa l'avevo già visto, il dragon fruit l'avevo già visto ma non l'ho mai assaggiato, questa anche l'avevo già vista ma entrambi non li abbiamo mai assaggiati, però voglio ancora provare a vedere che cos'è questo. E questa non so se è una pera oppure no, però questo decisamente non sappiamo che cosa sia. Questo, se non sbaglio, ho visto che dovrebbe essere il passion fruit, cioè il frutto della passione, e il profumo sembra familiare ma non l'ho mai assaggiato così com'è, quindi assaggeremo anche questo. E adesso invece vorrei capire che cos'è. Oh, è questo, che cos'è? Interessante, forse un frutto della passione più grande, boh, non lo so, no, perché sembra molto pieno in realtà, duro. Questo dovrebbe essere una guava apple. Superfruit. Vitamina E e vitamina C. E quelli che pensavo che fossero lici sono invece rambutan. Ok, adesso proveremo. Non sono lici in realtà, pupetto. Sono rambutan, adesso proveremo a tagliarne uno. Frutto tropicale. Ok, frutto tropicale, vediamo come mangiarlo. Vediamo, ah ok. Siamo sud-ovest, sì. Ok, interessante. Proviamoci. Il nostro piatto di frutta tropicale che né io né Tomas abbiamo già, cioè mai assaggiato, è pronto e adesso facciamo l'assaggio, la prova assaggio. Ok, vai. Mangiamo una stellina. Vai. Ma così tutta intera? No. Metti che non ti piace? Com'è?
Sembra molto aspra tagliandola. Non ti piace? La faccio disgustata. Non ha zucchero. Non ha, vabbè, certo che non ha zucchero, è frutta. Cosa volevi, un bignè alla crema? Dicono, non è, se non è molto dolce. Dolce. Di cosa sa? Qualche frutto che assomiglia? Non so, pompelmo. C'è? Non lo so. Vai, filma me, adesso la assaggio io. Aspetta, io sono più cauta di te e prendo il pezzetto più piccolo. Aspetta. Ok, questo potrebbe andare secondo me. Ok. Super buono. Super buono. È tipo, come si chiamano? Ronglò. Io li ho sempre chiamati ronglò. Tipo amoli, quelli piccoli. Hai presente? Quelli no. Piccoli con la buccia gialla. Sono buonissimi. Buonissimo. Voto 10. Tu quanto dai a questo frutto? 6. 6? Forse anche meno. Cioè, a malapena sufficienza. Per me è buonissimo. Provo un altro. Questo è dragon fruit. Quello non mi ricordo. Rambutan, credo. Ma mangio la metà perché l'altra metà la devo assaggiare. Com'è? Ah, ma all'interno ci sono tipo gli ossicini. Mio Dio. Com'è? Pure no, questo fa schifo. Ma è meglio di quell'altro. Ah, è meglio? Sì. Voto? 7. 7? Il rambutan. Ha odore di kiwi. Male. Tipo, non assomiglia a nessun frutto, vero? Non c'è niente col pompelmo. No, non c'è niente col pompelmo. No, ma io l'ho detto così, non sapevo cosa dire. No, ma l'altro c'entrava un po'. Anche questo è buono. No, questo è buono, quello di prima. Il non ti piaceva, ma a me piace. Era troppo amaro, dai. A me piace roba tipo acida, aspra, amara, non so, a me piace. Anche questo non era male, però. Promosso, però l'altro ho dato 10, a questo do 12. 9. No, è meglio questo, dai. E per me era meglio l'altro. Vabbè, vabbè. Assaggio un altro io, vai tu. Vado io. Vai tu. Ok, vai. Allora, ci rimane questa strana mela, poi il frutto della passione e il dragon fruit. Dragon fruit. Ok, vai. Mangiala tutta, scusa. Guarda quanto ce n'è. Anche qua faccia abbastanza disgustata. Com'è sto dragon fruit? Hai la faccia disgustata, ti fa schifo? Sì. Non è che fa schifo, è che non ha gusto. Non ha gusto? No. Ovviamente non ha gusto. Tipo? Una cosa, è qualcosa che... molto mangiabile, sì. Però non sa di niente. Non è che uno di noi è allergico a questa frutta, visto che non l'abbiamo mai mangiata, e tipo adesso ci viene un colpo? No. No? Ah, bene, ok, grazie. Comunque anche se è così, vai. Ah, grazie! Anche se è così, vai! Sì. Brutto patato. Non ha gusto. Non mi piace la consistenza. Si può mangiare, però non ha gusto. Non ha gusto, no, veramente, proprio non ha gusto. Ah, beh, questi piccoli semini hanno la stessa consistenza del kiwi, però non ha gusto, vero? Ma non mi piace la consistenza di questo frutto. È strano. A questo gli do 6 meno meno 6 meno meno. Tu quanto gli dai? Ma come te. Come te, dai. Cosa andiamo adesso? Adesso o c'è il passion fruit o questa mela che non mi ricordo come si chiama. Passion fruit. Passion fruit. Ok, questo sarà per me. Anche qua faccia disgustata. Questo proprio non è buono, eh. No? No. Voto? È molto proprio acido. Acido, allora acido mi piacerà sicuro. E voto? 3.
3. Questo è proprio alto. Oddio. Come l'hai mangiato? Così, ho preso il cuore. O quanto? Sembra buonissimo. È davvero tutta la fila. È buonissimo. È tipo l'uva fragola quando è acido. Ma dai, dai, dai. Cavolo, è super buono. Uva fragola? Sì. La fragola è buona, dai. Ha quel gusto? Ma la fragola è dolce, dai. Questa qua, questa qua è super aspra. A me è aspro, piace. Piace il brutto. Ma secondo te, a quante persone piacerebbe questo qua? Sono buonissima. Secondo te, a quante persone piacerebbe questo qua? Oddio, impazzisco, ti giuro, non ho mai assaggiato il frutto della passione e adesso ho scoperto che vado pazza per sta roba. Il più buono era questo, è assurdo, abbiamo proprio gusti diversi per la frutta. Che per me era il più buono. A me piacciono le cose più dolci. A me no, a me piacciono le cose più aspre, cioè tipo questo era, guarda, mangio anche quello che hai avanzato tu. Se avete mai assaggiato il passion fruit, scriveteci nei commenti se siete dalla parte mia o dalla parte di Tommaso, se vi è piaciuto oppure se l'ha fatto schifo. Perché a me piace tanto, a lui fa proprio schifo, non c'è una via di mezzo. Prova adesso l'ultima, che è questa mela strana. Anche qua faccia disgusto. No, non va. Non va, non ci piace. Non ci piace, fa schifo. No, non, che non, schifo. Non fa schifo come quello prima. Però siamo sulla strada. E quindi mi piace l'apparecchio. Non tanto quanto quello, no, di prima. Non è una schifezza. Però non mi va di mangiare più. No, grazie. Quindi, quindi ti è. Dice che è pieno di vitamina A. No, cos'era? Infatti ho mangiato. Assomiglia alla pera come consistenza, non come gusto, però come consistenza assomiglia alla pera. Questi chicchetti. Non ti vedo neanche a te tanto convinta qua. No. Non è male, proprio per dire che schifo. Ma infatti... Però il frutto della passione era molto più buono. Quello prima era perché era una schifezza, dai. Top, più buono. Cioè, cavolo, io volevo sputare. Dai! Cioè, quello prima era veramente assurdo. Come fa a piacerti? Non so, mi piace tanto. Boh. Buonissimo. No, questo invece è X, comunque. Frutto della passione io 10 più. Questa roba qua adesso invece io darei un 7. Tipo lo mangio, però non è che sia proprio la roba più buona. È tipo una specie di strana pera. Una strana pera. Beh, ci lamentavamo che non abbiamo assaggiato niente del luogo. Adesso abbiamo assaggiato frutta tropicale. Qua. Che figata. Dai. Una cosa pensavamo prima di Tomas, perché alla fine qua il cibo è tutto molto occidentale, cioè c'è la pasta, la pizza, le patatine, il risotto italiano, però si assaggia poco o niente del luogo. E anche loro comunque vedo che, a parte che in questo resort tutti parlano italiano, il proprietario italiano, lo chef italiano, ci sono un sacco di ragazzi che ci lavorano che parlano italiano, quindi se venite qua siete comunque a posto. Però dispiace un po' il fatto che non si impari niente del posto, le tradizioni, no, quello sì. La lingua, sentire qualcosa nella loro lingua, che comunque vabbè è arabo, quindi ho chiesto come si dice ciao ed è salam aleikum, quindi in realtà sì, quello si sa, però non dispiace un po' non sapere niente delle tradizioni del luogo, di no? Qualcosa di sì, infatti. Particolare. È tutto molto turistico, però so che a volte fanno le Maldivian Nights e quindi c'è musica tipica, cibo tipico, sì, però non so quando, perché ogni sera c'è qualcosa di diverso. Sì, infatti sarebbe bello per esempio mangiare, fare una cena con tipica. Le cose tipiche delle cose maldiviane. Ragazzi, stavo andando a nanna e mi stavo dimenticando di darvi la buonanotte, ho zero apparecchio, quindi è per questo che parlo come un paperino.
Ma buonanotte, è tardissimo per via del jet lag, noi non riusciamo a dormire, quindi tipo domani andare a colazione sarà un'impresa, quindi proviamoci almeno, bacio grande, buonanotte. Ciao ciao. Ciao.